Expo 2015. Abruzzo, Italy. Ciao, sono Andrea Oddi, consulente di alcune aziende del polo Abruzzo Italy. In qualità di consulente mi sono occupato della promozione commerciale di alcune aziende che operano nel settore dell'agroalimentare, in particolare di un'azienda di dolciumi, Dolciaria Buccilli, e del marchio di birra Bosio e Carac, il più antico marchio di birra italiano che alcuni imprenditori abruzzesi hanno rilevato e stanno riportando all'onore delle cronache. Quello che ci preme sottolineare è che l'Abruzzo è fatto, come regione è fatta di aziende che operano in questo campo dell'agroalimentare in maniera silenziosa. Spesso non si conoscono le sue peculiarità e invece queste aziende operano affinché i valori della cucina abruzzese, ma non solo della cucina, direi anche della tradizione che non è solo culinaria, operano appunto per riportarli in auge, per valorizzarli. E il polo per l'internazionalizzazione è stato un bacino collettore, catalizzatore delle attenzioni di queste aziende e sta trovando tutte le strade più opportune, anche utilizzando dei mezzi di altre persone, come ad esempio il Giardino dei Talenti, per dare il giusto sbocco commerciale sia in Italia che all'estero, proponendo anche delle partnership adeguate che siano all'altezza delle aspettative delle aziende, che possano costituire una reciproca soddisfazione per entrambe le parti. Per quello che riguarda l'azienda Dolciaria Buccilli, devo dire che rappresenta un modo veramente antico di fare i dolci, ma questa tradizione nel fare i dolci non va assolutamente a discapito né delle quantità e né della qualità, chiaramente. Ricette che affondano le radici nella tradizione, senza andare appunto a discapito né della qualità né della quantità, poiché molte persone vi lavorano e sono sapientemente dirette dalla famiglia Buccilli, possiamo dire che gli standard qualitativi sono molto elevati e comunque garantiscono una grande continuità. Abbiamo avuto un ottimo riscontro qui ad Expo per quello che riguarda i dolci, ma anche molto interesse per il progetto Bosio e Carac. Perché? Perché chiaramente quando ci si riporta all'attenzione del pubblico con una birra che esisteva già dal 1845, quindi ancora prima dell'Unità d'Italia, è chiaro che non si può rimanere indifferenti, specie perché il mondo che evoca è un mondo vintage, un mondo che ricorda la Belle Époque, ricorda i fasti della Torino, che è la città che diede i natali alla birra Bosio e Carac, e che riporta appunto un sentore di nostalgia ma non di malinconia. E l'operazione che stiamo cercando di fare nel caso di Bosio e Carac è quella di riportare in vita e farlo risplendere di nuovo come marchio appunto nel settore della birra, ma anche valorizzandolo con del merchandising, perché oggi come oggi è un canale che non sentiamo di dover sottovalutare, anzi poniamo molta fiducia proprio nella crescita del marchio attraverso un'operazione di comunicazione adeguata. Per questo motivo sento di dover elogiare Abruzzo Italy. Sono delle persone che ho avuto modo di conoscere negli ultimi 2 anni e oggi sento di aver raccolto i primi frutti dal momento che abbiamo lavorato alacremente, braccio a braccio, fianco a fianco, raggiungendo questo risultato, la nostra presenza ad Expo, aver dato la possibilità a delle aziende che con le proprie forze probabilmente non avrebbero mai avuto la possibilità di arrivare ad avere uno spazio all'interno di quella che ad oggi è la vetrina più importante del mondo agroalimentare. E quindi sicuramente va sottolineato questo sforzo di Abruzzo Italy, va sottolineato lo sforzo di Abruzzo Italy perché aveva dato veramente una grande possibilità a molte aziende che operano in molti settori, e io parlando delle mie posso solo dire che abbiamo veramente ricevuto un ottimo servizio, appoggiati anche da consulenti di grande valore. Expo 2015, Abruzzo, Italia.